Raggiungerla. Ciao, allora è Orchidea di Mrosola, adesso siamo qui a Orticola, ecco. Questo ragazzo qua, 2 metri di stangone. Parlami un po' di quello che fai. Queste sono le sue piante, sono tutte piante particolari che lui raccoglie in tutto, i semi in tutto il mondo e poi le semina. Lui è un giramondo e ha questa passione per le piante, per cui ha unito le due cose. In giro per il mondo raccolta i semi di piante particolari e poi le semina. Guardate questa tibuchina qui, per i piccoli, guardate che carina. È carina perché è piccolina, ma le stesse, vedete, le foglie proprio tipiche della tibuchina e il colore della tibuchina. E poi tante altre. Quella che mi hai fatto vedere l'arancione, l'hai venduta? Ah sì, quella arancione. C'era una bellissima pianta arancione, ma l'ha venduta. Dai, raccontami un po' cosa fai. Ma un po' di tutto, perché non voglio essere specializzato in niente, perché seguo quello che mi piace di volta in volta, per cui adesso faccio un po' i rododendri tropicali, le felci arboree, piante tropicali in genere, le acace, cose mediterranee tipo i cisti. Il tuo sito come si chiama? Ho scelto un nome impronunciabile per non essere trovato da nessuno, Meriania. Meriania perché è un genere di melastomatacea, cioè tipo le tibuchine, che era molto particolare, che avevo trovato in E uno come fa a trovarti con questo? Se non me lo dai, fai devo lo fare spelling. Sì, dai. Meriania, Meriania. Ecco, se cercate delle piante particolari, fuori dal comune, introvabili, questo è sicuro. Lui trova tutte queste piante qua, vedete, queste sono delle piccole felci arboree, quelle delle felci arboree un po' più grandi e tante altre piante. Sì, climi costieri, mediterranei, anche cittadini, visto che ormai Milano è abbastanza una serra, quindi. Va bene, dai, lo trovate, viene sempre qui a Orticola. Lo trovate, esatto. Qua, Meriania. Meriania. Va bene, quello dai. Lì, ok. Grazie. Ciao. 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 Orchideria, ciao a tutti.